Ritrovati, siamo in notturna per un video recensione. Recensione di un libro che io non ho messo nei libri sola perché tutto sommato è anche leggibile. Però non è neanche di quei libri che mi viene voglia di dirvi leggetelo. Sì, se volete leggerlo, leggetelo, ma se anche non lo leggete non vi perdete niente, a mio avviso ovviamente. Il libro in questione è Brilliance di Marcus Seley. No, Secchi, scusate, Marcus Secchi. Questo scrittore è nato nel Michigan, vive a Chicago, ha una laurea in scienze politiche e scienze delle comunicazioni, si è occupato anche di marketing e ha scritto, prima di iniziare questa avventura con Brilliance, dei romanzi di genere criminale, per i quali tra l'altro è andato lui stesso a intervistare i vari sobborghi di Chicago, personaggi anche appartenenti alla mala oppure poliziotti che hanno compiuto azioni in questo campo, così. Poi ha deciso di darsi un altro genere narrativo e ha scritto Brilliance, che tra l'altro è il primo volume di una trilogia. Trilogia che dubito fortemente mi metterò mai a leggere per intero, perché insomma non è che sta meraviglia della narrativa. Comunque andiamo con ordine. Brilliance di cosa parla? Dunque, dal 1800, sì, ciao, dal 1980 nel mondo è aumentato, è aumentata la nascita di bambini geniali, superdotati. Si parla che l'1% delle nascite annuali globali sia composto appunto di questi bambini con queste doti superiori. In diversi campi, ognuno ha la sua peculiarità soggettiva. Ebbene, all'inizio nel mondo nasce questa speranza, cioè stanno nascendo questi bambini geniali, chissà quanti e quali benefici apporteranno. In realtà poi c'è sempre la discriminante del carattere del singolo individuo, dell'ambiente nel quale cresce, della famiglia, delle influenze dell'ambiente nel quale si muove, crescendo appunto ci sono anche delle cose molto negative. Negli Stati Uniti, ad esempio, uno di questi geni crescendo è diventato bravissimo nel suo campo. Lui è sempre stato in grado di prevedere l'andamento delle azioni della borsa, è diventato ricco da fare schifo. Addirittura la borsa negli Stati Uniti è stata chiusa proprio perché non si poteva fare alcunché. Lui sapeva sempre in anticipo come muoversi, come agire, e ha creato un caos a livello economico non indifferente. Ebbene, come se non bastasse, c'è anche una parte di questi bambini superdotati che crescendo sono diventati anche come delle schegge impazzite. Ci sono delle persone che queste superdoti le hanno indirizzate verso il crimine e non verso il bene. Tra questi c'è un super ricercato, John Smith. John Smith è il numero uno dei ricercati negli Stati Uniti perché è un terrorista e guida una cellula terroristica che compie o minaccia di compiere attacchi e attentati. Come fare a scovarlo? Beh, ci vuole una mente che possa, diciamo, giocare allo stesso livello di questo John Smith. Ecco che viene fuori Nick Cooper. Chi è? Nick Cooper è un agente della DAR, che è un dipartimento creato per controllare questi
fenomeni di bambini, non più bambini, perché ormai sono adulti, quelli della prima generazione, alla quale peraltro, della quale peraltro fa parte lo stesso Nick Cooper, appunto, controllarli e nel caso anche proprio ammazzarli. Infatti, Nick Cooper fa parte della squadra dei cosiddetti gasisti. Lui va a volte e compie l'esecuzione del brillante o degli storti, come vengono anche chiamati, perché possono essere dannosi per la società tutta. Lui crede fermamente nel suo lavoro. Solo che a un certo punto qualcosa comincia a non funzionare più. Nick Cooper si trova sulla scena di un attentato e capisce che c'è qualcosa che non va. Bisogna assolutamente trovare questo John Smith. E allora inizia una specie di gioco contro l'opinione pubblica. Si farà passare lui per l'attentatore che ha compiuto una strage a New York, così che potrà dare liberamente la caccia a questo John Smith. Purtroppo durante la caccia a questo brillante, Nick Cooper scoprirà che in realtà esiste diciamo, un ramo deviato. Proprio all'interno del DAR ci sono persone che stanno giocando sporco e sarà una corsa contro il tempo per mettere in salvo la famiglia, perché Nick Cooper verrà a sapere che questa persona, che in realtà è un doppio giochista, gli ha rapito l'ex moglie, ma soprattutto i due figli. Sembrerebbe una trama interessante, avvincente, ma sinceramente io non l'ho trovata tale. Innanzitutto per me questo romanzo è un'occasione mancata. Ossia, l'idea di questa nuova stirpe, generazione di super geni. Sì, nasce, ma a quanto pare nel mondo per 30 anni, visto che i primi nascono nel 1980, la vicenda viene narrata come accaduta nel 2013, quindi dopo 30 anni in tutto il mondo nessuno si è posto la domanda: ma scusate, ma come mai stanno nascendo? Cosa sta succedendo? C'è una mutazione nel genoma umano, c'è un'interazione con l'ambiente, raggi cosmici, che ne so io, chiedetelo. Nessuno se lo chiede. E quindi già questo, secondo me, è una pecca del romanzo. Prendiamo per buono che ci sono questi supergeni e in tutto il mondo nessuno si chiede il motivo di tutto ciò. Come se non bastasse, lo schema, i buoni da una parte, i cattivi dall'altra. Tra i buoni c'è quello che sembra buono, in realtà non è buono. Tra i cattivi c'è quello che sembra cattivo, in realtà non è cattivo. E trita e ritrita. Sì, ci sono delle scene d'azione, c'è suspense, c'è tutto quello che volete. Però, sinceramente, a me sto libro non è piaciuto. C'è la disamina di questa specie di ostracismo che si dà a queste persone superiori, a questi bambini e adulti geniali, è quasi una persecuzione, questi bambini che vengono addirittura sottratti alle famiglie d'origine e messi in quelle che vengono chiamate le accademie per ricevere un'educazione molto particolare, con un indottrinamento e quasi una riprogrammazione mentale. Sì, fa
Sembra interessante, ma io non so il motivo, non lo riesco a spiegare a parole. È una sensazione più che una ragione vera e propria. Non mi è piaciuto. Vi confesso che ho faticato a finirlo, malgrado la narrazione sia molto interessante, avvincente. I colpi di scena si susseguono. Ma innanzitutto, non so se io appartengo alla generazione dei supergeni, peccato che io sia nata qualche decennio prima del 1980. Io a metà libro avevo già capito che era la talpa. Uno. Due, leggi, ma tanto si sa come va a finire. Non lo so, ribadisco, ho faticato molto a leggerlo. A volte mi capitano dei libri che mentre li leggo mi... prendete con il beneficio di inventare quello che vi dico, mi fanno scuotere il sistema nervoso, nel senso che quasi mi creano irritazione, proprio perché non mi... non so, sento un qualcosa che non funziona, ma se dovessi spiegarvelo proprio in maniera dettagliata, non lo so, è una sensazione, la sensazione che... hanno le persone, probabilmente, che come me leggono molto, quindi non so, io sento subito un libro che sì, però cosa mi simboleggi non ha niente di nuovo, niente di... non mi piace. Brilliance, la formula del potere, suo sottotitolo, è stato pubblicato in Italia dalla casa editrice Nord. Gli altri due capitoli della trilogia ancora non ci sono in Italia. Nel caso si intitolano, vado a cercarveli sul sito di Marcus Seiki. Dunque, Brilliance, A Better World, cioè un mondo migliore, e Written in Fire, scritto nel fuoco. Sono rispettivamente Brilliance del 2013, sarà arrivato in Italia nel 2014. A Better World, pubblicato negli Stati Uniti nel 2014, Written on Fire nel 2016, siamo nel 2017 e boh, prima o poi arriveranno anche gli altri due, chi lo sa, io sto ancora aspettando che escano in Italia gli altri capitoli di un romanzo che mi piacque da impazzire, che si intitolava Sattler, era la serie The Kills di Richard House. Nessuno ne sa più niente. Vabbè, se va avanti così mi prenderò quello in originale e pace, amen. Comunque, Brilliance di Marcus Seiki è reperibile anche in formato elettronico. Ho letto delle recensioni. Ah, ma che bello! Ma non so, vabbè. De gustibus. Io personalmente l'ho letto, ma... mi ha irritato, non so spiegarvelo a parole il motivo, cioè ho cercato di farlo, ma spiegare un'irritazione interiore è difficile, però potete leggerlo se avete voglia, non è che però mi indirizzerei su qualcos'altro, ad esempio io ieri sera ho iniziato un nuovo romanzo e sono così, cioè, oggi purtroppo sono stato in ballo tutto il giorno, quindi ancora non ho potuto riprendere la lettura, ma tra un po' vado nel mio lettone, con il mio tablet e continuo. Non vi dico neanche il titolo, mi sta piacendo, spero che non prenda una piega bidonara perché ci resterei molto male, ma mi sta piacendo assai. Comunque di questo ne parlerò prossimamente. Per intanto vi saluto, vi mando un bacione, il mio arrivederci a presto e allego anche ringraziamenti a tutti quelli che mi continuano pazientemente e garbatamente a seguire, a tutti quelli che mi scrivono, mi fanno domande, interagiscono. Mi piace, così siamo pochi, non ci muoviamo da sto numero, proprio siamo cristallizzati così. Ma chi se ne... bisogna essere per pochi, non per tutti, sappiatelo, questa è la differenza. Buona domenica, sì, perché sì, sono le 00:10, quindi posso augurarvi anche buona domenica. Ciao!